Giovanni Favia, che è uno dei più giovani, tra l'altro, dei nostri candidati alla società civile, con una storia che si è imposta, come sapete, all'attenzione della politica, al quale ho chiesto di candidarsi su quei terreni, su quei temi che noi col Movimento 5 Stelle abbiamo in comune. Ma noi, al contrario del Movimento 5 Stelle, abbiamo una proposta politica e di governo, perché non vogliamo soltanto protestare, ma vogliamo cambiare il paese. La mia storia direi che la conoscete, si è scritto di tutto e di più. Il mio impegno col Movimento 5 Stelle si è fermato in seguito a un attrito, prima di tipo privato, poi mio malgrado pubblico, che io comunque non ho rinnegato ed ho portato avanti. E questo mio dissenso ha portato in maniera completamente irrazionale alla mia espulsione. Vedendo anche ciò che è successo dopo la mia espulsione, devo dire che sono contento di essere uscito. Devo dire che mi fa piacere essere in una forza politica in cui è possibile avere un dialogo alla pari e civile col capo politico della lista. Antonio Ingroia, si chiama capo politico a livello tecnico giuridico nella presentazione della lista. E devo dire che sono anche contento di confrontarmi con una persona di sostanza, come ho detto ieri, non un omino da marketing, non un eroe della demagogia che sa prendere facile applauso. In questo senso parlo a 360 gradi, da sinistra a destra e oltre. Ho saputo che si è parlato di desistenza. Io sono favorevole, perché penso che ci sia bisogno di veramente dare un voto utile a questo paese. Perciò ho scritto a Bersani chiedendo che il PD non si presenti nelle regioni, almeno in Toscana e in Emilia Romagna, dove sono più forti, perché penso che bisogna liberare i cittadini da questa cappa di mala politica. Oggi ci troviamo in una condizione surreale, dove Bersani, Monti e Berlusconi litigano tutti i giorni a reti unificate e dove i cittadini, in un'amnesia di massa, si sono dimenticati che queste persone hanno governato insieme, discutendo, emendando, modificando tutti i provvedimenti di questo governo. Queste persone con la storia del voto utile ci prendono in giro. Non è cambiato niente in questi 20 anni, la situazione è solo che peggiorata sotto un profilo sociale, culturale ed economico. Col voto utile abbiamo prodotto il Parlamento peggiore dal 45 ad oggi in questa Repubblica, avendo in Parlamento evasori, corruttori, soubrette. Il vero voto utile è questa lista. Io sono certo che questa lista ce la farà. Sono molto contento che ci siano dei politici, dei parlamentari che hanno la loro storia, che abbiano fatto un passo indietro, anche se questo a livello comunicativo può creare dei malintesi. Penso ad esempio a Diliberto, che ha accettato un seggio al Senato che realisticamente non è raggiungibile, e lui come segretario di un partito che è un'anima di questa lista poteva pretendere ben altro. Seggio al Senato nella mia regione, l'Emilia Romagna. Io sono la prova vivente. Il fatto che questa lista candidi un ragazzo come me è la prova tangibile che questa non è una sommatoria di partiti della scorsa Repubblica, ma è un qualcosa di nuovo.